E benvenuti a tutti i tifosi della Lega Nazionale Pallacanestro, che come al solito ringraziamo per questa opportunità di trasmissione in streaming delle gesta della San Giorgese Basket, che questa sera affronterà tra le mura del Palabertelli Sorresina, che al momento si trova a occupare l'ultimo posto della classifica del girone B di Serie B, ma che comunque rimane a 8 punti, a solo 4 punti di distanza dalla San Giorgese, che in questo momento invece ne ha 12, appena una posizione sotto all'area playoff. Quindi questa per noi è una partita importante, nel senso una partita in cui dobbiamo portare a casa dei punti, e ancora più importante dobbiamo fare una prestazione convincente che convinca appunto sia noi sia il resto della Lega di quello che possiamo fare. Appena iniziato il girone di ritorno, questa è la 16ª giornata, prima giornata appunto del girone di ritorno, ed è un po', deve essere un po' il momento del riscatto, diciamo, questa seconda parte di questa stagione è il momento in cui la San Giorgese deve esprimere sul campo tutta l'esperienza, tutti i miglioramenti che è riuscita a fare nella prima parte di questo campionato. Come al mio fianco per la telecronaca, Giuseppe Cannata e Tommaso Punzelletti. Tommy, un commento su questa partita. Sì, ciao Davide, buonasera a tutti i seguaci della Lega Nazionale Pallacanestro, compresi anche i tifosi di San Giorgio che non sono potuti venire, i tifosi di Sorresina. Davide, alla tua considerazione della partita, tu hai detto che è una partita importante, io aggiungo anche che è una partita molto tosta, non dobbiamo farci ingannare assolutamente dalla posizione in classifica attualmente dei nostri avversari, perché vengono da un periodo davvero roseo per quanto, guardando diciamo tutto il quadro di questa stagione, fino a inizio dicembre consideravamo ormai questa squadra diciamo la squadra materasso di questo girone, ma ci ha dimostrato che nelle ultime gare ha dimostrato appunto di essere una squadra che se la può giocare tranquillamente in questo campionato. Una squadra molto fisica, molto, molto ampia, perché ha tanti giocatori che possono entrare in campo e dare il loro contributo al meglio. Quindi io ti dico, questa è una partita molto impegnativa, al pari di altre partite che magari abbiamo affrontato con squadre più sulla carta più forti, ma veramente questa è una partita impegnativa sul fatto che è una squadra molto in fiducia in questo momento. Ed è una partita sicuramente piena di significato per noi, come dicevamo prima, dobbiamo mettere l'ipoteca su gare come queste se vogliamo scrollarci di dosso il fondo della classifica e mirare a qualcosa di più alto, come può essere una classificazione da playoff. Intanto vediamo le squadre che stanno per raggiungere il terreno di gioco. Vediamo dalla parte di Sorresina Tugnoli, Prestini, Toffali, Lottici e ultimo ma non ultimo Biordi. Dalla nostra parte invece Salvatore Parlato, Lorenzo Andreani, il capitano Francesco Toso, Pietro Bocconcelli, Gabriele Berra, che non è la prima volta che veniamo negli starting five della San Giorgese, un classe 2000 di ottime qualità tecniche e fisiche che si è guadagnato un suo spazio in quintetto e che per il momento lo sta mantenendo, e direi anche a merito. Intanto colgo l'occasione, Giuseppe, per chiederti un commento veloce su questa partita prima di iniziare le danze. Partita importantissima per la San Gio, così come per Sorresina. Loro stanno molto bene, dopo un inizio incerto hanno recuperato, e noi veniamo da una bellissima vittoria a Vigevano, siamo carichi, tranquilli, però non ci nascondiamo che il risultato per noi oggi è molto molto importante. Intanto sia Salvatore Parlato sia Prestini di Sorresina mettono a posto la maglietta e tolgono il sottomaglia, probabilmente visibile dalla coppia arbitrale, che quindi chiede immediatamente una correzione. In ogni caso Biordi salterà contro Francesco Toso per questa palla 2 di San Giorgese Sorresina, che inizia in questo momento. Il capitano veleggia su Biordi e consegna la palla nelle mani di Andreani, blocco di Parlato che poi si defila, vuole subito il matchup contro Prestini, esce molto bene Bocconcelli dai blocchi, non va al suo primo tentativo, Toso forte a rimbalzo, Andreani non riceve il pallone, Toso trova bene Parlato che va su un po' molle, non realizza, e allora Berra
Di Rampina segna un morbido canestro appoggiando alla tabella, primi due punti per la Sangio. Toffali, uscita di Lottici, palla nelle mani di Prestini che ribalta al lato. Tugnoli da tre punti, scaglia il pallone contro la tabella, Andreani è già dall'altra parte, va in penetrazione, Parlato batte Prestini, poi trova bene Andreani, lasciato libero da tre punti, non va. Berra si disinteressa del pallone, allora riparte Toffali che va in arresto e tiro, canestro, due pari, momento le due squadre, anzi hanno iniziato veramente toste, veloci, la palla quasi non si vede come nel tennis, le due squadre vanno da una parte all'altra del rettangolo di gioco con disinvoltura. Intanto Francesco Toso va in penetrazione, riesce con le sue mani forti a tenersi la palla e a conquistare il fallo canestro che potrebbe portare a più 3 la Sangio, che al momento è in vantaggio 4-2, 8-46 al termine del primo quarto. Questa è la Sangio che vogliamo vedere, una Sangio attenta, rapida, che non lascia nulla al caso. Sicuramente sarà un fattore in questa partita la rapidità di esecuzione e la fluidità in attacco. Toffali, Biordi, ti fa sfuggire la palla dalle mani Tugnoli, palla recuperata per la Sangio, Pietro Bocconcelli rimetterà dalla linea laterale, buona azione difensiva della Sangio che ha iniziato col piglio giusto questo incontro. Andreani imposta per l'LTC, supera la metà campo, Bocconcelli realizza da due punti, De King, altri due punti per lui. Bocconcelli, giocatore importante, una guardia di spessore e di tecnica come lui contro una squadra che non ha dei giocatori fino a questo momento in grado di marcarlo in maniera efficiente, può sicuramente aumentare di gran lunga il suo bottino punti. E Toso oblitera Toffali, Parlato, Bocconcelli, Lotti ci sta con lui, Parlato da tre punti, cerca di iscriversi alla partita, poi si disinteressa di Prestini, lo fa concludere comodamente canestro. Ingenuità da parte della Sangio, due punti regalati per Prestini, 6-4 per la squadra di casa, 7-27 dalla fine del primo quarto. Bocconcelli, blocco di Toso, Berra prende e spara da tre punti senza pensarci, non va, questa volta esegue un po' troppo in fretta la Sangio, deve cercare di giocare con intelligenza perché gli spazi fino a questo momento sono stati concessi da Soresina, che intanto infila la tripla e supera di uno la squadra capitanata da Francesco Toso. Andreani, Parlato, la Sangio dopo un inizio scoppiettante commette due o tre ingenuità che portano Soresina in vantaggio di un punto. Bocconcelli ottimo in palleggio arresto e tiro, e l'avevamo detto, Bocconcelli può essere un fattore in questa partita. Lottici, Tugnoli, Toffoli, uscita dai blocchi per Lottici che prende e spara, non va, scheggia la copertura del tabellone, Parlato trova subito Bocconcelli, poi blocca e si defila, Toso ha già ribaltato dall'altra parte, Berra, palla sotto per Toso, gira velocemente il pallone, per poco non scivola Francesco Toso, tiene bene il contatto contro Biordi, pennella di mano destra, ottimo inizio anche quello del capitano, ma la partita non si ferma mai in questo primo quarto. Tugnoli, Lottici, Tugnoli, palleggia resta il tiro in allontanamento dall'angolo, non va, Parlato ancora una volta si disinteressa di Prestini che recupera il rimbalzo, Prestini blocca per Tugnoli, mismatch con Andreani, la palla però è ribaltata per Biordi, Prestini sporca ancora una volta il pallone, 10-7 per la Sangio, Andreani, Parlato, ribaltamento per Bocconcelli che va in penetrazione, Lottici cerca di rubargli la palla, commette fallo, sarà rimessa per la Sangio, mentre ancora nessun cambio da una parte e dall'altra, 5-34 dal termine del primo quarto.
Sì, una partita che è iniziata un po', come dire, un po' confusionaria da tutte e due le parti, molta velocità, aggressività, ma poche idee chiare secondo me. Tommy, cosa dici? Io penso che sia una partita molto dinamica quella delle due squadre, c'è molta circolazione di palla, Gilbertina predilige molto la penetrazione da parte dei loro esterni, mentre noi come al solito prediligiamo la palla dentro iniziale nel post basso per poi far giocare anche noi i nostri esterni. Intanto sta per entrare classe 97 Guerra, che sostituisce Lottici, che ha commesso fallo in precedenza, secondo fallo personale per il numero 13 di Soresina. Io aggiungerei che la Sangiorgese deve stare attenta a non concedere punti gratuiti e a non commettere ingenuità gratuite, perché anche se è solo l'inizio della partita sono questi i momenti in cui si può prendere il largo e bisogna farlo. Toso, fallo non fischiato, Prestini dall'altra parte, Tugnoli va in penetrazione, lungo playmaker, scusate, molto rapido, Toffoli parte col piede corrispondente ma incrociando, sbaglia la partenza, commette infrazione di passi e sarà rimessa laterale per Berra a 5-10 dalla fine del primo quarto. Andreani sempre 10-7, Sangio parlato contro Prestini, Lezioso, Salvatore non realizza da sotto, Guerra va in penetrazione, fallo di Bocconcelli, saranno due tiri liberi per il giocatore in maglia numero 9 di Soresina sul 10-7 per la Sangio. E come dicevo prima, dobbiamo sia essere bravi a non concedere canestri gratuiti, sia evitare segnare quando ce n'è l'opportunità, essere concreti. Sì, ma soprattutto dietro loro amano tanto la penetrazione, dobbiamo essere bravi e giocare e difendere bene di squadra per impedire queste penetrazioni. E questa volta ha parlato taglia fuori forte la Sangiorgese, recupera il rimbalzo, Andreani parlato in post basso contro Prestini che gli sporca il pallone, Bocconcelli prende il consegnato, poi parlato, cercato sotto Toso, sporcato il pallone da Biordi, Berra, la palla esce dal campo, rimarrà in attacco per Soresina. Comunque l'impressione è che Soresina sia una squadra contro cui non puoi fare questo tipo di passaggi, non puoi fare dei passaggi che sono lenti ad arrivare, dei passaggi con una linea d'aria pericolosa. È una squadra, anche quando hai la palla in mano, non lascia tempo per ragionare e per capire. È una squadra che tende a sporcare il pallone e a essere aggressiva. Però ci ha concesso sicuramente tanti spazi fino a questo momento e siamo stati più o meno bravi ad esplorarli. Sempre degli uomini di Soresina a rimbalzo, Tugnoli va in penetrazione contro due maglie Sangio, non fischiato il fallo dagli arbitri, Bocconcelli, Berra, cercato molto Bocconcelli, Guerra sta difendendo in maniera asfissiante su di lui, la palla carambola fuori dalla linea di fondo, sarà rimessa dal fondo per Soresina e Bocconcelli dopo un inizio strepitoso viene marcato stretto da Guerra. Tommy, se guardi Davide, Soresina è molto brava dopo una palla persa, dopo un tiro sbagliato, è molto brava a fare un contropiede, comunque è molto veloce. Noi fatichiamo un po' la transizione difensiva, sei d'accordo? Stiamo facendo fatica, ma stiamo facendo fatica. Intanto Andreani cade per terra. Stiamo facendo fatica. Non riesco ancora a capire se per una questione di carattere o per una questione prettamente tecnica e strategica. In ogni fallo Prestini commette un fallo su Berra. Quarto fallo di squadra per Soresina, rispecchia l'aggressività della squadra ospite. Mentre esce Berra, entra Roveda, esce Andreani, entra Leardini. E sarà rimessa dal fondo Sangio,
Ribadisco quello che ho detto prima, cioè, sembra quasi che la Sanjo si faccia prendere nel vortice dell'aggressività e del mordente di Soresina e non riesca a ricostruire le idee. Dobbiamo giocare a basket, mi sembra che Soresina non stia presentando un basket trascendentale, neanche noi finora, però giocando un basket un po' più ragionato secondo me possiamo avere anche dei risultati migliori. Sicuramente che gioco ragionato è ben diverso da gioco lento, dobbiamo comunque rimanere dinamici ma sicuramente usare un po' di più la testa. Intanto è entrato Bolis, Prestini, Guerra, Jordi va a bloccare, Toffali, Jordi da tre punti, canestro del lungo in maglia numero 32, 10 pari, Bocconcelli, Toso, stoppato da Biordi, ottima difesa di Biordi. Soresina recupera ancora una volta la palla e sta per uscire Bocconcelli, sta per entrare Federico Banchero. Bolis, Guerra, supera la metà campo, chiama il compagno, Toffali, taglia sotto, non riesce a controllare il pallone, buon taglio comunque del numero 20 di Soresina che si era ritrovato a tu per tu con il canestro, niente di fatto comunque per Soresina. La Sanjo per poco non perde un pallone, queste sono sicuramente delle cose che non vogliamo vedere, soprattutto quando Banchero era completamente libero dall'altra parte. Mentre ancora una volta sarà rimessa laterale per la Sanjo, Banchero riceve la palla, esce Toso a portare il blocco. Parlato, ribalta al lato, Leardini, cercato sotto Parlato contro Toffali, Roveda, ancora Parlato in post basso, raddoppiano, Parlato si libera del pallone, non va, Toffali, Parlato sporca il pallone e lo fa carambolare sui piedi di Toffali, viene fischiato infrazione di piede. Mentre Toffoli esce per dare spazio a Tugnoli. Soresina ha alzato sicuramente l'intensità difensiva, raddoppia spesso, collassa spesso sul pallone a mani rapide, smanaccia parecchio e riesce a mettere in difficoltà la Sanjo che in questo momento non trova il bandolo della matassa, non riesce a trovare lucidità offensiva. Mentre esce Francesco Toso, entra Stefano Colombo, lungo sicuramente molto dinamico e che può farsi trovare nel punto giusto al momento giusto. Roveda si butta dentro, cerca in extremis Leardini, anticipato da Guerra, buon apporto di Guerra, Tugnoli, arresto il tiro, non va, Leardini a rimbalzo, riparte Roveda, Parlato, Banchero, Parlato sotto per Leardini, buon avvitamento di Leardini che poi non riesce a trovare il canestro da distanza ravvicinata, è lo stesso Leardini a commettere fallo, chiama calma coach Daniele Quilici, è il secondo fallo per la Sanjo, 1:14 dalla fine del primo quarto. Sì, fatichiamo a entrare in gara, Tommy, non so tu come la stai vedendo, siamo contratti, arrugginiti, ci facciamo prendere dal caos di questa partita, siamo 10-10, oramai manca 1:14 alla fine, una partita che fino adesso non è ancora decollata, è difficile da interpretare, Tommy. Devo dire che Gilbertina sta minando molto la Sanjo, cioè noi
fatichiamo molto a trovare gli spazi in attacco, ma devo dire che la Soresina sta veramente ruotando bene in difesa e sta comprendendo molto bene le nostre linee di passaggio e si sta aiutando. Sarei curioso di sapere se la Sangiorgese ha segnato da tre in questa partita, perché tendiamo a penetrare e a schiantarci contro 3-4 giocatori di Soresina, ma non ho visto tante conclusioni, o meglio tante realizzazioni da tre punti della Sangio. Guerra sotto per Mit, l'enorme classe 98, Guerra in penetrazione, ottima penetrazione di Guerra che dopo un'iniziale opposizione della Sangio trova strada libera e realizza il 12-10 a 50 secondi dalla fine del primo quarto. Parlato, cerchiamo insistentemente Parlato in post basso, è un po' questo il marchio Sangio. Parlato, regista aggiunto della Sangio, Roveda va per l'arresto e tiro e realizza due punti, 12 pari. Guerra, Bolis va in penetrazione, Tugnoli trova Mit in avvicinamento contro Colombo, Colombo regge, 10-11 secondi, 8 secondi, 6 secondi, la Sangio entra tardi nel gioco, va in penetrazione Roveda, trova molto bene Colombo e si chiude il primo quarto con il canestro Sangio, 14-12 per l'LTC. Sì, la Sangio ha fatto gli ultimi 2-3 minuti di questo quarto, sembra aver riacquistato un po' di lucidità, fortunatamente aggiungo, perché certamente non è una squadra facile da affrontare Soresina, Tommy ha ragione, è una squadra rognosa perché comunque molto dinamica, sporca le linee di passaggio, è sempre presente, difficilmente ti concede tiri facili. Però dobbiamo migliorare la qualità del nostro basket, questo non c'è dubbio, Tommy. Assolutamente, abbiamo fatto direi 4 minuti buoni se non 5 praticamente a non trovare canestro, a fare penetrazioni con molte palle perse, tiri contestati, stoppate anche. È un merito di Soresina ma anche un demerito nostro, perché dobbiamo leggere bene come si muove la difesa di Soresina e adeguarci e trovare bene gli scarichi per, appunto, come hai detto te Davide, qualche tiro dalla lunga distanza in più. Sicuramente la Sangiorgese deve essere più lucida, anche in diverse situazioni abbiamo visto delle penetrazioni in cui poi il passaggio è stato forzato ed è stato anticipato da Soresina, ma non c'è sicuramente niente di male nel fermare il palleggio, fare una finta di tiro, fare una finta di passaggio e liberare degli spazi. Quello che secondo me sta mancando alla Sangiorgese è appunto la lucidità di non andare a schiantarsi contro il muro o non cercare passaggi in extremis, ma se c'è bisogno anche fermarsi, fare una finta di tiro, una finta di passaggio, trovare i compagni liberi dalla linea da tre punti, perché per forza di cose un collasso della difesa non può che lasciare libero i nostri tiratori, e sicuramente noi dei tiratori l'abbiamo per poter sfruttare questa cosa qua. E quindi vedremo poi con le statistiche qual è l'effettiva percentuale da tre punti della Sangio. 0-2 infatti per la Sangio da tre punti, non mi meraviglia questa statistica. La Sangio ha tirato molto poco e molto male da tre punti, contro un 2-6 invece col 33% di Soresina. Anche Soresina non è molto concreta da tre punti, ma sicuramente per il tipo di difesa espressa da Soresina mi aspetterei che la percentuale di tiro da tre punti aumenti. 0-2 è veramente poco da tre punti. Attacca Soresina, Biordi lascia per Tugnoli, ancora Biordi, cerca l'uno contro uno, arriva fino in fondo, si appoggia a Colombo e palla conquistata dalla Sangio, almeno così ha visto l'arbitro. Riparte Federico Banchero, fa rimessa davanti alla nostra postazione. Si incarica della rimessa Leardini,
Giacomo Leardini, Roveda, marcato da Bolis, supera la metà campo Roveda, manovra la palla sull'angolo destro del campo, Leardini uno contro uno con Guerra, lo porta sotto il canestro, e gran canestro di Jack Leardini, due punti per lui, 16 Sangio, 12 Soresina. Mit rinuncia al tiro, Guerra manovra la palla, scarico per Mit, buon passaggio blindato da Colombo che difende molto bene. La Sangio sembra aver trovato il filo del gioco, Banchero tiro molto importante e Federico Banchero mette il suo timbro sulla gara, 19-12. 19-12 e non a caso è un tiro da tre, quello di Banchero, un tiro da tre che ci è mancato nel primo quarto. Biordi, Bolis fa saltare Parlato, va in penetrazione, trova in extremis Smith che va su Colombo, Stagno resta con lui. Sono due i giocatori che mi sarei, da cui mi sarei aspettato un'ottima prestazione in questa partita, tanto passi di Parlato. Uno di questi è Pietro Bocconcelli, che effettivamente ha espresso una buona gara fino a questo momento, e l'altro è proprio Giacomo Leardini, perché a mio parere non c'è nessuno che fisicamente di guardia possa tenere Giacomo Leardini in uno contro uno. Tugnoli intanto dalla linea di fondo, Guerra, Banchero su Tugnoli, doppie uscite, Guerra, Roveda smanaccia un po' troppo, commette fallo, è il secondo fallo di squadra per la Sangio ed è il secondo fallo personale per Edoardo Roveda. Banchero ostacola il passaggio di Tugnoli. Esce dai blocchi Guerra, questa volta è brava la Sangio, è bravo Roveda a rimanere su Guerra e mettergli pressione. Guerra in penetrazione, scarica l'ultimo per Bolis che fa saltare Leardini, va in palleggio a resto tiro, non va, a rimbalzo Colombo, ottimo apporto di Stefano Colombo, a rimbalzo e in attacco per la Sangio, Roveda in penetrazione, si ferma, trova Leardini, scarichiamo fuori per Parlato. E bravo Leardini a non cercare la soluzione personale rischiando il collasso della difesa di Soresina, ma a alzare la testa, a vedere i compagni fuori e a subire fallo. Secondo me è proprio questo che la Sangio deve fare, tenere la testa alta e trovare i compagni sull'arco e trovare facili tiri da tre punti. Sì, in questi primi minuti del secondo periodo direi che la Sangio sta ritrovando il filo del gioco. Non si sta facendo più mettere in giostra dall'aggressività di Soresina. Abbiamo secondo me giocatori di qualità superiore rispetto agli avversari e dobbiamo continuare a giocare. Roveda non va da tre punti, Banchero trova sotto Parlato che va comodamente ad appoggiare. Buona prestazione anche quella di Banchero mentre sta per rientrare Pietro Bocconcelli, 21-12 per la Sangio. Biordi contro Colombo che è sempre con lui, commette fallo secondo la coppia arbitrale, un po' meno secondo noi dalla postazione. In ogni caso esce Salvatore Parlato, entra Pietro Bocconcelli, e vedere uscire correndo Salvatore Parlato è veramente bello, perché vuol dire che ha la testa su questa partita, che tifa per i compagni e vuole a tutti i costi portare a casa questo incontro. Ottimo atteggiamento di Parlato mentre Colombo esce dopo aver commesso fallo, e rientra il capitano Francesco Toso. Tugnoli, Prestini contro Leardini che può stare con lui senza problema, va in arresto e tiro Prestini, difesa ottima di Leardini che ha il fisico per tenere qualsiasi ala anche in post basso. Biordi
stop a Francesco Toso, ottimo tempismo del lungo Biordi, non è la prima volta che lo vediamo. Prestini in mismatch con Banchero, non viene visto dai compagni. Toffoli preferisce andare in arresto e tiro e non va. Brutto attacco di Soresina, riparte Bocconcelli. Pietro Bocconcelli manovra Roveda, Edoardo Roveda in cabina di regia, cerca l'uno contro uno, rinuncia alla penetrazione, scambia con Toso, ancora Roveda che cerca le linee di penetrazione. Ah, brutta gestione della palla da Assangio, però Soresina fa peggio e manteniamo il possesso di palla. Ecco, non dobbiamo scadere nella confusione, intanto un minuto chiamato dalla panchina di Soresina che cerca di rallentare i ritmi e di riorganizzare le idee. 21-12 per l'Assangio, 6-26 da giocare in questo secondo periodo. Qualcosa di buono si è visto, Tommy? Qualcosa di buono si è visto sicuramente, però è calata anche molto la qualità offensiva di Soresina. Infatti ha subito chiamato minuto il coach di Soresina per diciamo riequilibrare, mettere un po' a posto quelli che sono stati i difetti di questo inizio secondo quarto. Comunque bene, noi abbiamo iniziato a prendere un po' le file del gioco e stiamo muovendo la palla, facciamo qualche disattenzione, ma alla fine tutto dovremmo giocare così, la qualità di gioco dovrebbe essere questa. 6-26 allora alla fine del secondo quarto, 21-12 il risultato fino a questo momento. Lottici, Guerra, Prestini, Tugnoli e Toffoli per Soresina, dalla nostra parte Andreani, Francesco Toso, Apuzzo che vediamo entrare per la prima volta in questa partita, e Giacomo Lerdini. Si ripartirà con la rimessa offensiva per la Sangio, se ne incaricherà Andreani. Provato Bocconcelli, gli cade il pallone, Guerra un po' troppo aggressivo, commette fallo su Bocconcelli. Primo fallo solamente di Guerra e ancora una volta rimessa laterale per Andreani. Andreani a Puzzo, Toso vorrebbe la palla sotto, marcato da Lottici. Andreani, l'Assangio sta facendo fatica con i passaggi, vuoi per l'aggressività di Soresina, vuoi per l'ingenuità dell'Assangio. Spesso l'Assangio si è fatta scivolare il pallone e anche questo è il caso, e recupera la palla Soresina. Si fa scivolare il pallone anche Prestini, Guerra, Tugnoli, Lottici, Tugnoli, Lottici, marcato da Bocconcelli, Toso rimane su Lottici. Lottici prova a tirargli in faccia, non va. Andreani a rimbalzo, è già dall'altra parte. È molto meglio quando l'Assangio attacca in contropiede, in transizione, di quando lo fa a difesa schierata in questa partita. Fallo di piede di Tugnoli e rimessa laterale per Andreani. Toso, Andreani, imposta per l'Assangio, blocco di Toso che è rimasto sotto contro Lottici. Leardini da tre punti, Prestini commette fallo, Leardini realizza con il fallo, Andrei Lunetta col tiro libero supplementare, 24-12 per Assangio. Sì, sembra scontato, ma quello che c'è da opporre a questa Soresina è qualità. Sono molto aggressivi, al limite sempre del fallo, però lo fanno benissimo perché hanno un'intensità difensiva importante. Però certo che se poi sfoderi dalla qualità quando è il momento, e logicamente le cose diventano più semplici. Mi viene da dire che le chiavi di questa partita siano qualità e spaziature. 24-12 che diventa 25 dopo il tiro libero realizzato da Leardini. Guerra, esce dai blocchi Toffoli, blocco di Biordi che si butta dentro, resiste all'assalto di Toso, ottima azione, realizza
il canestro, subisce fallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Tommy, la Sanjo è in vantaggio ora di 11 punti, sicuramente ha svoltato rispetto a prima, ma altrettanto sicuramente ci sono ancora delle cose da affinare. Assolutamente, pur avendo trovato un canestro, l'azione della Sanjo non è stata una delle più costruite. Comunque il canestro c'è stato, il vantaggio adesso c'è, dobbiamo mantenerlo e dobbiamo mantenerlo facendo quello che abbiamo sempre fatto, facendo girare la palla e prendendoci questi tiri qua, come quello di Giacomo Lardini. È il tiro da tre punti che sta svoltando la situazione per la Sanjo, 28-15, Guerra va da tre punti, commette il fallo su di lui a Puzzo in recupero. Guerra andrà in lunetta per tre tiri liberi, neanche coach Scaroni sembra contento della prestazione della sua squadra. Rimane 28-15 il punteggio dopo il primo errore di Guerra. Canestro di Guerra, 28-16. Lardini supera la metà campo in veste di playmaker. Toso, Andreani, pick and roll dinamico con lo stesso Toso, cerca poi sotto Toso dove di spazio non ce n'è, la palla comunque rimane della Sanjo. Dobbiamo stare attenti anche a giocare negli spazi stretti perché non ce n'è bisogno, si può tranquillamente ribaltare il lato, l'abbiamo fatto due volte su Lardini e due volte c'è stato un tiro da tre punti che per quanto comunque non fosse completamente libero era sicuramente molto meglio che andare nelle zone trafficate. Lardini ormai se la sente, va da tre punti, ci sta che un giocatore senta la transagonistica e provi ad andare fino in fondo. Biordi raddoppia Lardini, Tugnoli fa girare per Guerra, Lottici riceve la palla, spara da tre punti, canestro di Lottici da distanza notevole. 28-20, meno 8 per Soresina. Andreani tiro dall'arco, rimpallo di Toso, non prende, riparte Guerra, Soresina a grandi falcate, ancora Guerra, attende l'arrivo di Biordi, scarica per Lottici, uno contro uno con Bocconcelli, palla dentro per buona azione Soresina che devo dire che nelle ultime due azioni ha sciorinato un buon basket. E subito un minuto chiamato da Daniele Quinici, coach della Sanjo, e attenzione perché 28-22 ha rosicchiato 5 punti Soresina con un parzialino e ci sta mettendo un po' in difficoltà. 3:44 prima del riposo lungo qui al Palabertelli, un Palabertelli gremito come oramai da tradizione, in atmosfera calda per una partita molto importante qui per la Sanjo. Tommaso, abbiamo fatto bene però non benissimo. Sì, bene ma non benissimo, ci siamo fatti un po' sfuggire il lungo, un tiro da tre che alla fine abbiamo ruotato anche abbastanza bene, il tiro era abbastanza contestato, abbiamo ruotato tutto sommato discretamente, è stata brava Soresina a ciuffare questi due canestri perché comunque il nostro lavoro l'abbiamo fatto. 3:44, allora alla fine del secondo quarto del primo tempo di gioco, meno 6 per Soresina. Andreani, doppio blocco per lui, Tugnoli su di lui, Toso, Andreani, parlato, fa saltare Lottici, buona questa volta la finta di parlato, Lottici esce a tutta birra, commette fallo. Sostituzione, sta per entrare Bonci che sostituisce lo stesso Lottici che è il terzo fallo personale.
Andreani ancora una volta per Bocconcelli, che va per un tiro molto difficile, realizza 30-22. Guerra, non va, a rimbalzo parlato, bravo questa volta a tagliare fuori Andreani. Parlato contro Guerra in post basso, che fa di tutto per non fargli prendere posizione. Andreani perde la palla, scivola Guerra, serve in extremis il compagno Biordi. Toffoli si arresta, va per il tiro da due punti, sputato dai ferri del Palavertelli. Deve stare attento la Sangio a non cercare stoppata di Toffoli su Andreani. Grande gesto atletico di Toffoli. E su Resina abbiamo notato che è una squadra che stoppa frequentemente, già almeno tre stoppate fino a questo momento della squadra di Sorresina. In ogni caso la palla rimane della Sangio. Bocconcelli prende e spara a tre punti senza troppi complimenti. Brutta esecuzione questa volta della Sangio. Toffoli, Biordi, Toffoli va in penetrazione, si oppongono Berra e Bocconcelli. Toffoli, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Il Lunetta Toffoli, numero 20 di Sorresina, per due tiri liberi, 30-22 per la Sangio, possibilità di accorciare le distanze per Sorresina. Canestro al primo tiro di Toffoli, un buon tiratore. Secondo tiro per Sorresina e secondo canestro, 30-24 più 6 Sangio. Andreani in cabina di regia. Parlato, su di lui Bonci, fallo fischiato, forse opinabile in questo caso, Davide, il fallo, perché ha un po' accentuato Parlato, però tant'è che c'è un giro in lunetta per il 57 della San Giorgese, Salvatore Parlato. Intanto è vero che l'arbitro sta richiamando anche Parlato a evidenziare meno il fallo dell'avversario. Primo tiro per Parlato, intanto è stata richiamata la panchina in Sorresina. Primo tiro per lui. Viene letteralmente sputato dal ferro il tiro di Parlato, secondo tiro per Salvatore Parlato, protagonista domenica scorsa a Vigevano. E canestro per lui, 31-24, riparte Sorresina con Guerra, protagonista nella compagine emiliana. Altro giro in lunetta per Toffoli. L'arbitro fa un siparietto con Sparlato. Toffoli, primo tiro per lui. Canestro, è un buon realizzatore Toffoli, anche a cronometro fermo. Secondo tiro per Toffoli, 31-26, 5 le lunghezze da Sangio. Parlato direttamente in cabina di regia per questa azione. Leardini, Andreani, ribalta a memoria per Parlato, perde la palla e ancora una volta si incarica della rimessa laterale. Andreani, Parlato sotto Pertoso, che non va. Toffoli,
Bonci da sotto, Coso rimanda al mittente, la raccomandata targata Bonci, parlato, ribalta per Leardini, Bocconcelli, parlato, facciamo girare bene la palla. E quando fai girare bene la palla, alzi la testa e trovi i compagni da tre punti, la palla non può che accarezzare la retina del Palabertelli. 40 secondi, 34-26 per la Sangio. Biordi sotto contro Toso, molto bravo Biordi, questa volta è sfortunato, la palla esce, Andreani, parlato, marcato da Bonci, questa volta il fallo c'è e come, lo conquista parlato. Siamo già oltre il bonus per una squadra e per l'altra. Andrei Lunetta, Salvatore Parlato, mentre esce il capitano Francesco Toso e rientra a Puzzo. Buona Sangio in questi ultimi frangenti. La sensazione sia comunque quella che la Sangio cerca troppo insistentemente certe soluzioni che in questo momento non stanno pagando. Sì, poi la cosa strana è che stiamo diventando padroni della gara e ci perdiamo in imprecisioni, frettolosità, esecuzioni parziali che secondo me non devono esistere. Se vuoi, devi, quando comandi la partita devi comandarla in tutti i sensi. Parlato, canestro, 21 secondi, 36-26. Guerra. Toffali. Guerra. Ancora Toffali, prende e spara da tre punti. Canestro di Toffali. E Andreani scaglia il famoso tiro dell'Ave Maria, che non trova, non viene esaudita la sua preghiera. E allora ci rivediamo con il secondo tempo di San Giorgese, Soresina, in collegamento. Bentornati con il secondo tempo di LTC San Giorgese Basket e Soresina. In questo momento l'LTC è in vantaggio 36-29 di 7 lunghezze, ma sappiamo che una partita di basket può riservare infinite sorprese, che bisogna stare, la San Giorgese deve restare concentrata e presente sul terreno di gioco per non lasciare spazio a Soresina e non soffrire la squadra avversaria. Sì, abbiamo diversi elementi secondo me un po' appannati oggi, non sono ancora entrati a regime e li aspettiamo, lo stesso Bocconcelli, Andreani, anche Parlato, i nostri giocatori di punta oggi ancora non hanno fatto vedere completamente quelle che sono le loro qualità. Secondo tempo è importante partire bene, come sempre il terzo quarto sarà fondamentale, meglio non lasciare velleità a Soresina, perché è una squadra che mi sembra che in quanto energia non manchi assolutamente, quindi sarà il caso di mettere brillantemente sotto controllo la partita. Tommy, le statistiche cosa ci dicono di questo primo tempo? Ma guarda, c'è un sostanziale equilibrio nelle statistiche, se non derivante da un primo quarto molto difficoltoso, molto macchinoso, e diciamo abbiamo sofferto molto la pressione di Soresina. Abbiamo collezionato 8 palle perse in questo primo tempo contro le 6 di Soresina. E prendendo mano alle percentuali di tiro siamo stati più concreti rispetto alla squadra giallo-verde, con un 10 su 20, quindi un 50% da due punti contro i 5 su 20 di Soresina, ma del resto questo è derivante da un secondo quarto dove abbiamo iniziato a condurre, a trovare un po' il nostro gioco, a ritrovare il nostro gioco più che trovare, e siamo riusciti diciamo a non subire diciamo la costante energia e pressione da parte degli avversari. E allora le squadre raggiungono il terreno di gioco, Leardini, Toso,
Andreani, Bocconcelli è parlato, dall'altra parte Toffali, Guerra, Bonci, Tugnoli e ultimo ma non ultimo Biordi. Sta per iniziare allora il secondo tempo tra l'ETC e Soresina, ancora qualche secondo di stallo prima che riprendano le operazioni. Abbiamo detto che la San Giorgese dovrà essere lucida, concentrata e sicuramente eliminare l'ingenuità che abbiamo visto nel primo tempo, azzimare un po' la sua prestazione, trovare lucidità, trovare buone spaziature e non incaponirsi in soluzioni monodirezionali. Bocconcelli, Andreani in posta per la Sangio. Bocconcelli va in penetrazione, parlato di tocco per Leardini che va a sua volta in penetrazione, fa saltare gli avversari, conclude, canestro da due punti di Giacomo Leardini. E allora il secondo tempo comincia sul 38-29 per la Sangio. Biordi blocca Toffali. Sì, direi Davide che in questo momento la Sangio non può proprio fare a meno dell'energia di Leardini, che mi sembra il giocatore che oggi, dopo una partenza un po' in sordina, ci sta tenendo assolutamente a galla. Andreani, Bocconcelli, palleggio, resta e tiro da due punti, molto ben eseguito. Fallo di Toffali, Bocconcelli realizza e Andrea Lunetta con il tiro libero supplementare. Come ti dicevo Davide, non c'è cosa migliore che giocare un basket ragionato, pulito, far vedere la qualità di Bocconcelli che è enorme e quindi dobbiamo continuare ad eseguire. Prestini intanto entra per Bonci, tiro libero aggiuntivo per Bocconcelli. Canestro di Bocconcelli. 41-29. Guerra. Non va. A rimbalzo parlato. Ha preso diversi rimbalzi Salvatore Parlato in questa partita. Leardini. Trova Toso. Molto bene la Sangio. Leardini. Lucido. Trova il compagno Tugnoli. Toffali va in avvitamento in mezzo a tre maglie bianche. Toso libera del pallone. Toffali fa fallo di frustrazione perché non gli era stato fischiato in precedenza. Viene sostituito in questo momento Guerra, entra Dimitrovic. Andreani, rimessa dal fondo. Andreani supera la metà campo per la Sangio. Doppia uscita, Bocconcelli va da tre punti, non va, si lamenta Prestini con l'arbitro per una spinta di Parlato. Comunque sarà rimessa dal fondo per la Sangio, se ne incaricherà Pietro Bocconcelli. Toso consegna per Andreani. Parlato cerca sotto il capitano che riceve contro Prestini, riesce a liberarsi di Prestini che usa molto le mani, perde l'equilibrio. Toffali supera la metà campo, 45-29, convincente più 16 per la Sangio. Prestini contro Parlato, va in avvitamento, Parlato gli toglie la sedia, non è abbastanza. Prestini realizza da due punti. Momento ovattato della partita, non si sente quasi il numerosissimo pubblico del Palabertelli. Bocconcelli, Parlato, cerca sotto Toso molto bene, arriva Toffali, gesto atletico mostruoso di Toffali che stoppa Francesco Toso. È già la seconda o terza volta che il capitano
viene stoppato in questa partita. Intanto Salvatore Pallato commette fallo su Prestini, che però non andrà in lunetta con due tiri liberi, sarà bensì rimessa dal fondo. Sì, sembra che c'è un duello personale tra Prestini e Pallato, è già da qualche azione che stanno cercando provocazioni uno sull'altro, due giocatori esperti comunque, quindi ci sta. Toffali, Fiordi contro Leardini, Tugnoli, sidestep, non va sul tentativo, Andreani, a tutta birra per Leardini, palla sotto per Pallato contro lo stesso Prestini. Pallato arresta il tiro in allontanamento, questa volta il capitano spinge un po' troppo, fallo fischiato a Francesco Toso, mentre sta per entrare Stefano Colombo che verosimilmente sostituirà proprio il capitano. 45-31 allora, terzo fallo personale per Toso, a 6:40 dalla fine del terzo quarto, sicuramente un fattore importante. Sì, buona, è già oramai una certezza, il nostro capitano anche oggi ha sfoderato la sua prestazione, è diventato una colonna di questa San Giorgese. Intanto l'arbitro fa togliere il sottomaglia anche al giocatore della Gilbertina, a Prestini. Gli arbitri sono molto attenti, anche all'inizio della partita gliel'hanno fatto togliere, si vede che Prestini se l'è rimessa nel corso dell'intervallo e la coppia arbitrale fa rispettare le regole, gli fa ritogliere la canottiera sottomaglia. Tugnoli, va in penetrazione, non va, Bocconcelli riparte, Andreani trova Pallato, Colombo, Bocconcelli in penetrazione contro Dimitrovic, va in allontanamento, questa volta esagera Pietro Bocconcelli, Dimitrovic va in penetrazione, Andreani prende un grande sfondamento fischiato dalla coppia arbitrale, questa volta sono completamente d'accordo con gli uomini in maglia grigia, Andreani aveva ampiamente posizioni secondi prima che arrivasse Dimitrovic. 45-31, si risveglia il Palabertelli, 45-31 con Pallato, rimessa in gioco per Leardini che supera la metà campo, cerca il consegnato Colombo, Bocconcelli, Pietro Bocconcelli manovra la palla ancora per Colombo, scambia con lui, cerca la penetrazione, subisce dei falli, non va, e Colombo a rimbalzo, una buona Sangio, 47-31, la Gilbertina sembra... Stavo chiamando ma mi hanno subito stoppato con una tripla di Toffali, 47-34, intanto Leardini, il nostro gladiatore, riparte la Gilbertina con Toffali, Tugnoli dall'arco, attenzione, non va, fortunatamente per noi riparte Andreani per la San Giorgese, palla lunga per Leardini che commette sfondamento, e anche qui sono assolutamente d'accordo con gli arbitri per lo sfondamento di Leardini. Pallato sta richiamando Jack Tempesta perché era in una buona posizione per ricevere lo scarico. 47-34, Tommy. Guarda, in questa situazione è stata peggiore la tripla del numero 10 Tugnoli che non la tripla di Toffali nella situazione precedente, perché la tripla di Tugnoli è stata completamente non contestata, dico solo questo. Biordi, fallo di Colombo fischiato un po' in ritardo dalla coppia arbitrale. Comunque in precedenza Leardini deve stare attento perché il risvolto della medaglia, della sua grinta, del suo carattere, della sua presenza fisica è proprio quello di rischiare di esagerare, di non leggere la situazione, di cercare di sfidare a testa bassa il giocatore avversario e magari non accorgersene degli altri giocatori che arrivano della posizione. Jack deve stare attento a questo aspetto perché per il resto è veramente un tassello fondamentale per la Sangio con la sua fisicità e con la sua grinta, deve solo stare attento a non strabordare. Andreani, è entrato Banchero,
sostituire Pietro Bocconcelli. Andreani in penetrazione, non va, Colombo per poco non strappa il rimbalzo, si scusa con Lottici, quasi scippato della palla Toffali, c'è stato un tocco con il piede, sarà rimessa laterale per Soresina. 4:48 dalla fine del terzo quarto, 47:35 più 12 per la Sangio. Toffali, Lottici si nasconde dietro i blocchi, vorrebbe tirare da tre punti, comunque coperto dai giocatori della Sangio. Dimitrovic va in penetrazione, viene colpito sulla testa secondo l'arbitro, Andrea Lunetta per due tiri liberi. La partenza era sicuramente stata sospetta per Dimitrovic, fatto sta che sta per entrare Gabriele Berra che sostituisce Salvatore Parlato, mantiene in campo Lorenzo Andreani per tutta, per tutto questo quarto. Daniele Quilici. Sì, è uscito Leardini, non Parlato, è entrato Berra. 47-35 ed è il Lunetta Dimitrov per la Gilbertina Soresina. Dimitrovic. Andreani al rimbalzo, delega nelle mani di Banchero. Parlato, riconsegna per Andreani, blocco di Colombo che poi si butta dentro. Andreani per Berra che vuole andare in penetrazione. Sicuramente Toffali aveva letto molto bene la linea di penetrazione, però da lì alla vera posizione forse mi sembra eccessivo. Non era una posizione completa quella di Toffali, sicuramente però Berra non ha letto bene la situazione, ha preso e incrociato senza particolare motivo ed è stato punito dallo sfondamento. Ottimo comunque l'apporto di Toffali sia dal punto di vista offensivo e difensivo, un atleta notevole, l'abbiamo visto in precedenza stoppare il capitano Francesco Toso, che non è cosa da tutti e soprattutto non è cosa da tutte le guardie che abbiamo visto in questo campionato, l'abbiamo visto realizzare frequentemente nell'area della Sangio e da fuori. In questa occasione lo abbiamo visto anche con il preziosismo dello sfondamento che aveva anche preso sulle Ardini. Lottici, Toffali, gli stiamo troppo lontani, gli abbiamo lasciato troppo spazio e subito Leardini viene chiamato con stizza da Daniele Quirici sul cubo dei cambi, probabilmente sostituirà lo stesso Berra, non è stato contento qui coach Quirici della distanza, dello spazio che ha concesso Berra. Colombo, passaggio difficile, trovato nell'angolo, Banchero a rimbalzo la Sangio, Banchero, vorrebbe Colombo, passaggi insensati dei playmaker della Sangio in questa azione. Prestini, morbido, recupera il rimbalzo Sangio con Banchero, Roveda è dall'altra parte, Parlato per blocco, Roveda legge bene la situazione, batte Dimitrovic, conquista un fallo, è il terzo fallo commesso da Soresina, mentre il quinto invece già in bonus la Sangio. Intanto viene chiamato un time out verosimilmente dal coach Daniele Quirici per rimettere un po' di ordine nelle idee della Sangio. Sì, abbiamo dilapidato, Tommy, abbiamo dilapidato un vantaggio considerevole, abbiamo rilanciato ancora una volta Soresina che ha meno 8, è completamente in partita, 3:19 alla fine del terzo quarto, stiamo andando un po' a sprazzi. Storcio il naso perché non capisco, perché arrivando a un risultato ad un margine molto considerevole come un più 16 è stata, siamo arrivati anche più 19, non capisco perché siamo arrivati a fare conclusioni forzate e comunque soluzioni affrettate in attacco che poi hanno scaturito un ulteriore parziale della Gilbertina. Sì, sono d'accordo con te Tommy, è un po' inspiegabile questa Sangio corrente alternata, sembra quasi aver problemi, paura a prendere possesso di questa partita, l'aveva in mano, l'ha rimessa in gioco e questo non è mai un buon viatico, portare in fondo una squadra sicuramente
non irresistibile ma tenace come la Gilbertina Soresina. Riparte il gioco, rimessa lato tribune da parte di Roveda che attende l'arrivo dell'arbitro. Roveda scambia con Colombo, ancora Roveda che speriamo ci dia un po' di dinamismo. Scarico per Parlato, Banchero in buona posizione, non va, però fallo fischiato a Colombo a rimbalzo da parte dell'arbitro. E penso che va, vediamo sia ancora Soresina, due tiri liberi a disposizione, possibilità di accorciare ulteriormente lo svantaggio. 47-39, quarto fallo di Colombo, 47-39 in lunetta Prestini per la Gilbertina che si è rilanciata ancora in partita. Canestro, secondo tiro per Prestini e canestro, meno 6, la Gilbertina si è riportata decisamente in scia. Roveda manovra la palla, Toso, Banchero, manovra la palla Banchero e fallo fischiato a Mit su Toso, e dovrebbe essere anche due tiri anche per la San Giorgese. In lunetta Francesco Toso, il capitano Toso. Il Lunetta per due tiri liberi, bonus esaurito da entrambe le squadre, a tre minuti dalla fine del quarto può sicuramente fare la differenza. Canestro di Francesco Toso mentre è sul cubo dei cambi Pietro Bocconcelli. E secondo canestro. È bello vedere il nostro capitano che qualche anno fa andava in lunetta a Tremebondo, andare con questa sicurezza è veramente bello, un giocatore che ha veramente fatto dei passi da gigante sia come testa che atleticamente che tatticamente. Bravo Francesco. Ciò dimostra che il basket è sia tecnica sia testa, che fa tanto per un giocatore di pallacanestro. Il Lunetta intanto Toffali, e sono pericolosi i punti a cronometro fermo perché possono accorciare il punteggio e non diminuire il tempo sul tabellone. Canestro di Toffali, finora praticamente perfetto. Errore di Toffali, recuperiamo il rimbalzo, Roveda, Bocconcelli, passi di Roveda giustamente fischiati dall'arbitro. Ha fatto un passo e poi ne ha fatto un altro. Sicuramente non aveva guadagnato vantaggio, però era altrettanto sicuramente sospetta la partenza di Roveda prima del passaggio. Toffali prende e spara da tre punti, non va. Mit, Toffali, Mit a bloccare, Toffali va in penetrazione, si inerpica, non va, recupera ancora una volta Soresina a rimbalzo, Dimitrovic per Mit che scaglia la palla, un po' confuso il lungo di Soresina, Dimitrovic si lotta per il pallone, Roveda ne esce vincitore, Bocconcelli prende, spara da tre punti, importante! Bocconcelli, Lottici prova a rispondere, non va, la San Giorgese recupera il rimbalzo, la palla è uscita dalla linea di fondo ma rimane comunque della Sangio. Lottici e Roveda si tranquillamente si spiegano ed è time out questa volta per Soresina. Sì, allora dal punto di vista, volendo essere dei puristi, non è stata una grande azione, però sicuramente Bocconcelli ha messo un tiro a tre punti, piedi per terra, pesantissimo, e comunque nella bagarra i nostri sono stati bravi a conquistare alla fine il pallone, quindi direi tre punti meritati. Certo, essere dei puristi, non un'azione limpidissima, o no Tommy? C'è stata una grande confusione in questo minuto, ma neanche un minuto, in questi 40 secondi dove
fischio di qua, fischio di là, poi 8 persone a terra, infine la tripla di Bocconcelli che fa chiamare minuto a Sorresina. Stiamo andando bene, ma la situazione, diciamo, non è che sia sicurissima. Correggimi se sbaglio. Sicuramente sul 52-42 più 10 a 1-48 alla fine del terzo quarto la partita è tutt'altro che finita, però è altrettanto vero che vedere la squadra avversaria che arriva a meno 7 e che sta per rimettere le mani sulla partita, respingerla, farla tornare indietro con una tripla importante avvenuta dopo una lotta sul pallone da cui siamo usciti vincitori, è sicuramente un segnale importante e un segnale che motiva tutta la Sanjo, soprattutto giocando in casa. Soso, parlato, ormai siamo abituati agli scontri con i giocatori. Prestini all'ultimo per Lottici, Toffali va in penetrazione, stoppato forse fallosamente, non viene fischiato, la Sanjo è tornata in attacco. Roveda interrompe il palleggio, parlato, Leardini, doppio blocco, Leardini si butta dentro, scarica l'ultimo per Roveda, Roveda trova molto bene parlato, buona azione della Sanjo, non va, Guerra, Lottici, Prestini va da tre punti, canestro di Prestini, è gol sbagliato, gol subito, si direbbe nel calcio, così è nel basket, 52 a 45, più 7 per la Sanjo. Sì Davide, però tanto canestro di Bocconcelli, arresto e tiro, ma è preoccupante, non è stato tanto la bomba, non è stata contestata la bomba, quanto la superficialità e la pochezza difensiva nell'azione prima, quando hanno potuto prendere il rimbalzo comodamente i giocatori di Gilbertina. Non è finita questa partita, devono convincersi i nostri giocatori. Bocconcelli ci tira fuori dalla melma, ancora una volta Roveda in penetrazione, passi di Roveda fischiati dall'arbitro. Guerra è veramente un cliente difficile difensivamente, molto aggressivo, molto rapido e non va sotto fisicamente anche con i giocatori più grossi di lui, mentre esce Leardini e entra Apuzzo. Lottici si fa scivolare il pallone, all'ultimo scaglia in aria una preghiera. Fortunatamente per noi non trova il fondo della retina del Palavertelli, si conclude allora così il terzo quarto, un terzo quarto che ha visto alti e bassi da parte della Sanjo, una Sanjo che si è fatta recuperare da Sorresina ma che dopo è comunque riuscita a tenere in piedi le sue difese fino a questo momento. Sì, concordo con te Davide, una Sanjo che a sprazzi, c'è stata una fase del terzo quarto dove veramente abbiamo cominciato a giocare un buon basket e siamo diventati padroni assoluti della gara. Poi abbiamo smarrito ancora il gioco, perché se una cosa ha dimostrato questa partita ed in generale così nel basket, che giocando un basket ragionato andiamo bene, contro questa squadra riusciamo a fare bene. Niente, ogni tanto 54-45, smarriamo il filo del gioco, adesso ci saranno 10 minuti importanti, intensi, ricordiamo che è una gara molto importante per noi, i due punti sono fondamentali, visti anche i risultati ieri di Varese, di Olginate, quindi è importante, dobbiamo scrollarci di dosso questa apatia barra inerzia che abbiamo addosso per riuscire a cambiare passo. Si riprende allora con il quarto e ultimo periodo della partita. Le squadre, Salvatore Parlato e Lottici a colloquio con l'arbitro, sarà rimessa per lo stesso Lottici a cavallo della linea di metà campo. Toffali si è accomodato in panchina, Bollis è entrato al suo posto, rimangono invece Lottici, Guerra, Prestini e Mit. Un bel giocatore questo Toffali, comunque oggi c'ha sicuramente, tra l'altro estremamente pulito e bello anche da vedere tecnicamente, esteticamente quando gioca.
però ci ha punito in maniera importante. Prova a guardare Davide e le sue statistiche. Quanti punti ha Toffoli, Tommy? 16 punti per Toffoli, molto bene, sia dalla corta che dalla corta, diciamo un po' meno, 1 su 7, ma dalla lunga distanza un bel 3 su 5, sta giocando molto bene, devo dire. E anche difensivamente, se guardiamo la voce stoppate, sicuramente almeno un paio figureranno. Mit non riesce a salvare la palla, che allora sarà della Sanjo. Rimessa, se ne incarica Bocconcelli, passa a Roveda, Edoardo Roveda, prodotto Abba, Bocconcelli, ancora Pibo, fallo di Lottici che credo abbia ostacolato la penetrazione di Bocconcelli, rimessa davanti alla nostra postazione da parte di Pietro Bocconcelli. Sarà invece rimessa laterale, se ne incaricherà Roveda, mentre sta per rientrare Biordi che sostituisce Mit. Mit non è riuscito a trovare il suo ritmo partita, un po' confuso in questo incontro. Roveda va in penetrazione, Toso recupera il rimbalzo, inciampa nello smile, non riesce a trovare la forza per concludere. Bolis, Lottici. Volevo dirti, Davide, queste due azioni sono un po' emblematiche. Uno, Roveda che si è veramente complicato la vita da solo in una penetrazione, direi, improponibile. Secondo, gran bel movimento di Francesco Toso, che però ha mancato proprio la cosa più importante, l'appoggio a canestro. Dobbiamo stare veramente attenti perché Prestini rischiava di prendere un altro rimbalzo e Prestini non può prendere questi rimbalzi in queste situazioni innocue, perché sennò significa un'altra azione per Soresina, altri potenziali punti, e Soresina che si avvicina in termini di punteggio. Apuzzo vorrebbe sottoparlato, che non c'è, Guerra lo tiene molto bene. Parlato contro Bolis, cerca di portarlo a spasso, arriva Guerra, Parlato si avvita all'ultimo momento, doppia stoppata sia su Parlato sia su Apuzzo, da Sanjo, Parlato da tre punti, non mi lascia neanche il tempo di finire la frase, era stata una brutta azione quella della Sanjo, che si era costretta in un angolo inspiegabilmente, mentre Prestini sbaglia, si era costretta in angolo, ma poi la zampata del Matma mette tutti d'accordo. Roveda in penetrazione, non viene convalidato il canestro, comunque sarà probabilmente, scusate, rimessa per la Sanjo, perché nessuna delle due squadre ha ovviamente raggiunto il bonus. Due falli per Soresina e zero falli per la Sanjo. 57-42, 15 punti di vantaggio per i draghi, rimessa laterale per Roveda. 57-45, Roveda, Bocconcelli va in penetrazione, si ferma, trova Roveda, molto bene la Sanjo, Roveda da tre non va. Prestini, è così però che deve fare la Sanjo, arrestarsi e alzare la testa. Guerra, Lottici da tre punti, canestro, entra ed esce il suo tentativo, buon tiratore Lottici. 57-48, meno 9 per Soresina. Devo dire, è difficile contenere le penetrazioni degli esterni e al contempo fare close out sui tiratori di Soresina, è complicato. Toso, abbassa un po' troppo il braccio, e che sia palla presa o braccio preso, Toso deve stare attento perché tende molto ad abbassare le braccia quando gli avversari hanno la palla in mano, e viene punito è una cosa che viene punita dagli arbitri a prescindere che si abbia o no effettivamente la colpa. Mentre esce Toso e Roveda, Toso è il suo quarto fallo, Roveda un po' abbattuto per questa sua ultima azione. Rientrano Andreani e Colombo. Colombo, ricordiamo, quarto fallo anche per lui. Biordi lasciato libero da tre punti, non va. Apuzzo lascia comodamente uscire
come se fosse una partita di calcio. La linea fuori dalla linea laterale, sta per rientrare Giacomo Leardini che sostituisce Apuzzo, un Apuzzo che abbiamo visto abbastanza silente in questo incontro. Sì, dobbiamo anche veramente ringraziare che Soresina non sta trovando il fondo della retina, della nostra retina, dall'arco, perché veramente se raddrizza un po' le percentuali dall'arco diventa dura questo, diventano duri questi ultimi 6 minuti e 48. Bocconcelli non va, Lottici a rimbalzo, riparte Guerra, ancora Lottici, batte Colombo, questa volta la Sangio si fa tagliare come il burro, Prestini prende il rimbalzo, ancora Guerra da tre punti, non va, stiamo concedendo troppi secondi possessi, riceve un colpo Biordi, Parlato recupera il rimbalzo, Andreani, Colombo sulla linea di fondo, fa saltare Prestini, effettivamente aveva fatto un arresto a due passi anziché uno, viene fischiato passi, corretta dal mio punto di vista la decisione arbitrale, mentre rientra Toffali e il numero 10 Tugnoli. Lottici riceve Biordi, va per la schiacciata, stoppato da Andreani, poi ricontrolla, va per il tiro ed è quinto fallo probabilmente di Stefano Colombo, che sarà costretto ad abbandonare la partita se verrà effettivamente attribuito a lui il fallo. Vediamo cosa segnalerà la coppia arbitrale, mentre Biordi ha qualcosa da dire a Andreani per una scorrettezza subita a suo dire durante la schiacciata. Quinto fallo di Colombo che abbandona il terreno di gioco. Momento veramente difficile. 57 a 48 è un momento veramente difficile per la San Giorgio. Due tiri liberi per Biordi, 57 a 48 come ricordato, a 5:59 dalla fine della partita. È stato anche fischiato un fallo tecnico. Realizza il primo tiro libero Biordi. Si andrà a rimbalzo per questi altri due tiri liberi, perché il tecnico è solo un tiro libero. Mentre ha subito fallo Biordi, andrà allora in lunetta per gli altri due tiri liberi sul 57-59. Mano delicata per il lungo numero 32. Canestro di Biordi. Sette a 51, meno 6 Soresina. Bisogna essere lucidi in questi momenti. Andreani, Parlato, va da tre, non va, Andreani non si avventa sul rimbalzo, Prestini è già ripartito, Bocconcelli più veloce di tutti, Andreani, Bocconcelli, palla sotto per Parlato, Toso, Bocconcelli, sfondamento fischiato a Francesco Toso. E se non è il quinto sarà il quarto di Francesco Toso, invece è il quinto e anche Francesco Toso abbandona il terreno di gioco senza lunghi la Sangio. Tecnico, time out scusate, per fortuna fischiato dall'arbitro, dal modo accusatorio avrei detto tecnico, invece è semplicemente time out. 57-51, la Sangio perde entrambi i lunghi. Sì, come ti dicevo prima Davide, momento difficilissimo, è veramente un peccato perché è una partita che avevamo assolutamente in mano. 57-51, Soresina in gas, noi senza i due lunghi, direi che abbiamo fatto tutto noi Tommy, ci siamo complicati la vita da soli. Praticamente sì, situazione molto difficile, non siamo mai arrivati a
a dover mettere in panchina tutte e due lunghi per questione di falli. È veramente una situazione molto scomoda adesso, anche perché Soresina sappiamo che sa essere una squadra molto fisica che va anche a rimbalzo, e penso che se il coach di Soresina dovesse mettere per esempio un mid, sarebbe una situazione veramente scomoda. Davide, che soluzione tattica userà? Penso che metta Leardini lungo Quilici. È una situazione sicuramente difficile, anche per, soprattutto per la presenza di Biordi dall'altra parte, che è un lungo veramente ostico. Infatti vediamo subito Biordi cercato dalla squadra di Soresina. In questo momento lo marca Leardini, ma alla lunga potrebbe rappresentare un problema. Prestini, lasciato spazio da tre punti, a rimbalzo Bocconcelli, viene fischiato fallo. Dall'atteggiamento di Quilici e della Sangio direi che il fallo è stato fischiato a Biordi. È solo il secondo fallo però, quindi non lo vedremo uscire tanto presto dal terreno di gioco. 57-51, tre falli per Soresina, bonus, quarto fallo per la Sangio, quindi bonus per la squadra di casa. Berra, Andreani, Parlato, Bocconcelli, Parlato fa viaggiare molto bene per Andreani, da tre punti Andreani. Apprezzabilissimo il lavoro di Parlato, che di tocco gira subito per Andreani. Tugnoli quasi perde la palla e Andreani sbaglia, commette fallo. 60-51, Andrea Lunetta per due tiri liberi Tugnoli. È il secondo fallo di Andreani. E sono queste le cose in cui bisogna fare la differenza. Sicuramente ci sta l'aggressività, la voglia di recuperare la palla, ma da lì al commettere un fallo dopo aver realizzato un canestro da tre punti e potenzialmente annullare gli sforzi disfatti, quello è un salto di qualità che la Sangio deve necessariamente fare se vuole vincere questa partita. Berra rimbalzo intanto. Regalo di Tugnoli che ci mantiene il nostro distacco a 9 punti. E 9 punti a 4 e 12 incominciano a fare la differenza, anche se la partita sicuramente non è finita. Bocconcelli, palleggio, arresto e tiro, a rimbalzo Leardini, per quasi non la strappa in mezzo a un nugolo di maglie verdi, mentre sta per entrare Guerra che sostituirà, vedremo quale giocatore di Soresina. Esce Tugnoli. Non penso che il cambio sia dovuto a una penalizzazione per l'errore dei due tiri liberi, bensì a una scelta strategica da parte di coach Scaroni. Viene fischiato fallo a Gabriele Berra, Andrea Lunetta, viene sfondamento in favore di Gabriele Berra. E infatti mi sembrava strano vedere il nostro Gabriele Berra, un giocatore solitamente corretto e silenzioso, uno dei giocatori più corretti che io abbia mai visto, sbracciare e lamentarsi. E in effetti viene attribuito lo sfondamento. Palla Sangio, fallo di Guerra su Andreani in una situazione innocua, due tiri liberi per la Sangio. Andreani, Lunetta, terzo fallo di Guerra, canestro di Andreani. E secondo canestro di Andreani. Guerra, Toffali, va in penetrazione, fallo fischiato a Berra. 62-51. Questa volta effettivamente Berra è in ritardo, usa un po' troppo le anche, commette fallo. Questa volta nulla da dire ed è quarto fallo di Gabriele Berra. Problemi di falli per i giocatori della Sangio, comunque è stata una partita molto fisica. E non ci si sorprende che la quotazione di falli sia così alta.
poi hanno fischiato molto, anche il tempo della gara lo sta segnando, stiamo superando l'ora e 35 abbondantemente. Andreani. Parlato, Bocconcelli. Andreani. Cerca il compagno e non lo trova. Berra si lancia in attacco, viene brutalmente respinto da Tofali, non viene fischiato fallo e non viene neanche fischiata rimessa dal fondo. Questa volta decisione discutibile da parte dell'arbitro. 62-53, Guerra viene lasciato libero di concludere comodamente a 3 minuti dalla fine della partita. Berra sta per essere raddoppiato, trova Parlato, Bocconcelli, Leardini, Bocconcelli, con calma Lasangio, Parlato in penetrazione. 4 passi per Parlato, non visti dall'arbitro, realizza da 2 punti, Guerra, va in penetrazione, Parlato, questa riesce a recuperare il pallone. Abbiamo avuto un ottimo Parlato in termini di rimbalzi e di recupero del pallone questa sera, chiave la sua prestazione da questo punto di vista. E Bocconcelli si libera della pressione e conclude 66-55. Canestro in risposta di Tofali. Parlato, Prestini, Bocconcelli va in penetrazione, falli continuati di Prestini che non viene punito dagli arbitri. Guerra, Prestini da 3 punti, non va, Andreani a rimbalzo. Davide, continuo a pensare che Soresina ci sta graziando in maniera continuativa dall'arco, perché sennò sarebbero stati veramente dolori. Parlato contro Lottici. Berra, Leardini deve penetrare, muove il perno, commette infrazione di passi. Molte infrazioni di passi commesse in questa partita, non capiamo se per una questione di arbitraggio o per un'effettiva mancanza tecnica, probabilmente la verità come al solito sta nel mezzo. 66 allora a 58, meno 8 per Soresina. Una partita che sta diventando molto fisica, gli arbitri non stanno fischiando, Prestini sta veramente mettendo il fisico in difesa e sta disturbando tutti i giocatori della Sangio. Si è visto nell'azione scorsa che va sistematicamente a cercare il giocatore con la palla per dargli fastidio, e bisogna stare attenti perché a 1 minuto e 24 queste sottigliezze possono fare la differenza. Sì, sembra quasi, Davide, che gli arbitri si siano reso conto che la partita sta andando un po' lunga e quindi cercano di recuperare il tempo, Tommy. Sì. Diciamo che si fa fatica a dire che se la partita è sotto chiave o meno, anche perché non si capisce se Soresina si sta arrendendo, anche perché sta provando un sacco di tiri disperati dai 3 punti in difesa. Diciamo c'è stato qualche buco, per esempio sulle penetrazioni di Bocconcelli, non lo so, adesso vediamo questo minuto e 20 dove dobbiamo essere super concentrati. E ora tutto il passato non è più importante, l'importante è questo minuto e 24 che chiude la partita, rimessa per Soresina. Tofali, ottimo Bocconcelli che resta con lui, difesa magistrale di Bocconcelli che sta con lui fino all'ultimo momento, 6 secondi al termine di 24, scali in aria Guerra, non va, Prestini ancora una volta in rimbalzo, e Prestini è sistematicamente presente in attacco e in difesa su ogni tentativo, così come è anche sistematicamente presente nel dialogare amabilmente con tutti i giocatori della Sangio. Giocatore sicuramente di esperienza, classe 89, Prestini, Andreani, Parlato, Berra, riceve la palla Parlato, Tofali questa volta esagera, Parlato è bravo a prendere posizione, Andrea Lunetta con 2 tiri liberi perché è bonus esaurito.
66 a 58, non riusciamo a vedere da questa postazione che fallo sia di Toffoli, è il quarto. Comunque arrivati a 57 secondi dalla fine, mentre il primo canestro di Parlato dalla lunetta e va con il secondo tiro libero. Errore di Parlato, 67 a 58, Soresina ci crede fino in fondo, come è giusto che sia. Guerra, Lotti ci prende e spara da distanza siderale, non va, la Sangio lascia uscire fuori il pallone e a 46 secondi dalla fine, in vantaggio di 9 punti, sicuramente la Sangio incomincia a mettere le mani su questa partita. Bocconcelli per poco non si fa derubare dal pallone, che fortunatamente per noi esce dalla linea laterale, sarà ancora una volta rimessa per il numero 4. Sì, continua un po' questa essere distratti sui possessi. Sufficienza. Sufficienza, bravo Davide. Parlato. Bocconcelli, la Sangio sicuramente avrà tutto interesse a tenere il pallone il più possibile. Parlato. In penetrazione non va, comunque è riuscito a rosicchiare diversi secondi la Sangio. Guerra deve andare al tiro, palleggia resta e tiro, non va. Parlato recupera il rimbalzo, 19 secondi, Prestini fa fallo e a 17 secondi sempre più 9 Sangio, pare difficile che la partita si sfugga dalle mani e quasi non siamo abituati, perché la Sangio c'ha veramente tenuto col fiato sospeso in diversi appuntamenti casalinghi. Quest'oggi invece, dopo una partita che sicuramente poteva essere meglio, ma in cui siamo riusciti a rimanere a distanza per tutto il suo corso, possiamo dire che la Sangio è vicinissima ad aggiudicarsi questa prima partita del girone di ritorno. Sì Davide, direi che l'azione, l'ultima azione di Guerra è un po' lo specchio di questa partita. Soresina onestamente ha fatto meno di noi in fase di conclusione, è molto aggressiva, è presente, però onestamente noi abbiamo fatto poco e loro meno di noi. Andreani, 10 secondi, è finita San Giorgese, Soresina, la Sangio porta a casa la prima partita di ritorno. Ringraziamo la Lega Nazionale Pallacanestro, noi ci rivediamo con il prossimo appuntamento casalingo in collegamento. Grazie da Giuseppe, Tommaso e Davide.